La notizia è di quelle destinate a lasciare il segno per l'impatto mediatico e per quello emotivo che è destinata a suscitare. Il prossimo 29 ottobre i carri di San Martino in Pensilis, protagonisti della millenaria tradizione della Carrese in onore di San Leo, saranno in piazza San Pietro per l'udienza generale del mercoledì e per un incontro con Papa Francesco prevista una mobilitazione massiccia della comunità bassomolisana, con 30 pullman già organizzati e con 1500 persone prenotate per la trasferta, un dato destinato a crescere. Papa Francesco potrebbe anche salire su uno dei carri e rendere omaggio a Salleo, perché come dice don Nicola Mattia, quella della Carrese è soprattutto un'esperienza di fede. Vedere come questi fratelli, queste sorelle accolgono la benedizione il 30 aprile. Non fa altro che aprire un libro di storia reale, e di storia di fede. Allora, chi più del Papa, del Vescovo di Roma, che conferma i fratelli nella fede, poteva confermarci in questa cosa, in questa fede? Noi abbiamo chiesto che il Papa passi davanti ai carri e, possibilmente scendendo dalla Papa Mobile? possa dare una benedizione ai nostri carri con i buoi. La visita a Papa Francesco è anche motivo per riaffermare la forte valenza culturale e millenaria di questa storica tradizione. Noi sappiamo benissimo che ad una cultura globale animalista che è legittima, cioè la preservazione degli esseri viventi in quanto tali e della natura è perfettamente legittima, noi dobbiamo, non possiamo altro che rispondere con una altrettanta cultura millenaria che vede la nostra corsa dei carri, non una competizione, non è mai stata una competizione, è stato un atto di fede particolarissimo che si è evoluto nei secoli.